Buongiorno a tutti. Innanzitutto desidero scusarmi per non poter partecipare ai lavori di questa mattinata, perché purtroppo impegni istituzionali improrogabili me lo impediscono. Desidero però ringraziare Allora, Soran Ahmad dell'Istituto di Cultura Curdo che presiedo, il direttore scientifico, il professor Adrian Rossi e tutti coloro che questa mattina si confronteranno su questo tema fondamentale, la crucialità della lingua. Mi auguro per la verità che con la fine della pandemia torneremo anche a ristabilire un po' di contatti umani in più e quindi anche a svolgere queste belle iniziative in presenza. Ritengo che l'Istituto debba continuare il raccordo con l'ISMEO, chiaramente non solo nella pubblicazione dei libri, ma anche in iniziative come questa che mettono al centro la questione curda, anzi l'analizzano diversi aspetti come appunto la lingua, perché credo che ancora su questa questione sia necessario comunque fare un'opera di divulgazione, una questione probabilmente ancora troppo conosciuta anche nel nostro paese e che invece merita l'attenzione e il rispetto che si deve a una grande questione di politica internazionale, ma soprattutto di diritti di un popolo che ancora li vede troppo negati. Mi dispiace sul serio, mi scuso per non poter essere qui e vi auguro buon lavoro, sapendo che comunque ognuno di voi mette comunque un pezzo importante della propria professionalità, della propria conoscenza in questi confronti che a mio avviso rimangono fondamentali e che comunque dobbiamo continuare a promuovere, appunto, mi auguro in presenza il prima possibile. Bene, allora ora possiamo passare alla discussione vera e propria. Gli interventi saranno di 15-20 minuti e nel caso dei colleghi curdi saranno riassunti in italiano, mentre a loro vengono tradotti con un altro canale in curdo dai nostri amici che ci aiutano. Darei la parola al professor Dilshad Ali dell'Università di Slemani che ci parlerà della letteratura in quel dialetto, in Sorani. Prego. Arnau Kardashev. Rezu Slavon Bohamu Bajdar Buan. Diara Sarata Hazakam Oblemka Zarawi Sorani Kabakari and Rebo Zmani Kurdi Khwarul Kurdistan. Stema Ziatel Kidalein Kurdina Oras Bohawi لەگەڵ زارەکانی ترا جیای کەینەوە چونکە کاڵین سۆرانی و کرمانجیەکە تەنها دەستنیشانی دوو زاری زمانی کوردی ئەکرێ بەڵام کە بە پێی ناوچەکان جیای کەینەوە ئێمە چوار زاری سەرەکیمان هەیە بۆیە لە ڕووی زانستیەوە شیاوترە بڵێن کوردی ناوەڕاست Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito. Specifico che in qualche maniera spesso si dice solo Sorani o Kermanji, così riducendo o non nominando gli altri due, diciamo, dialetti. Quindi abbiamo grosso modo pensato, come studiosi, da oggi puoi chiamare i Sorani la lingua della media, perché sostanzialmente si trova in un'area geografica media, quindi abbiamo tolto, come dire, un po' questo aspetto. Fermo. بەڵێ دیارە کە باز لە زمانی ئەمڕۆ ئەواتە ئەوی کە ئەمڕۆ ستانداردە یا زمانی فەرمیە لە خواروی کوردستاندا بەچەند قۆناغێکی مێژوویە تێپەڕیوە سەرەتاکەشی وەک زۆر زمانەکانی تری جیهان بناغەکەی بناغەیەکی ئەدەبی بووە. La lingua, diciamo, Sorani ha, per la sua storia e per i suoi tempi, ha fatto diversi passaggi, che sostanzialmente ha avuto anche un processo politico insieme alla lingua. Possiamo dire che, come dire, è riuscito a autoidentificarsi grazie di aver prodotto parecchia letteratura in questo dialetto.
بله جا اگر نمونه یک بین اینوا بو زیاتر برزان هر وقت چون ل اوروپا و ل کوتایی صدکانی ناوراست و سرتای رنسانسا لجر سایی او میرنشینانی که لوی دروز بوون اوی که پیوتری شهر دولت یا دولتی شهر زیاتر بایغ و زمانی ملت یا گل اوروپی کن دراو وایلی هات که به تایبتی لیتالیا بره بره زمانی ایتالی و زمانی فرانسی زمانی اسپانی بره بره جگای لاتینی که بگیره توا امش لسر دستی کامل فیل شاعران و نسران و ادیبانی او سردما و بدانتی و بتراف و بوکاشو به تایبتی لیتالیا. Come è accaduto negli altri paesi europei, Italia e Francia, che sostanzialmente alla fine la lingua della città, la lingua della letteratura, grazie ai scrittori, hanno preso sostanzialmente, come dire, diventare una nuova lingua, una lingua ufficiale e distaccarsi come è avvenuto tra il latino e italiano e ha avuto un processo simile anche alla lingua sorani. جا لیرش لروشالات لراستیا اتوانی بلین همان زمینه اگر چی لروی میزوی و جایا بلام همان زمینه و همان کش ساز بو با اوی که زمانکانی ایره ببی به زمانی ادبی و دوائی ببی به زمانی فرمی و زمانی روشن بیری هر بو نمونه لسده هشت و نوی زاینی ده لجر به صلاتی میتنشینه سر بخوکانی فرسا لوی زمانی دری بو به زمانی ادبی او زمان ادبیش ایتر رچکی بستو بو به زمانی فرمی گلانی ایران فرسی که لیرش لدوائی دروس کردنی شهری سلیمانی لسال 1884 ده که بو با پایتختی میرنشینی بابانکان کشی چیوا دروز بول روی سیاسی و کاملایتی و آبورو روشن بیریوا که بزوتوی چی شعری تازه تیا دروز بیت. Come sostanzialmente ha fatto anche lo stesso esempio che è accaduto in Iran, possiamo dire che tra la nascita della città di Sulaimania nel 784 e quindi possiamo dire tra 1800 e 1900, questa città, essendo una cittadina, ha avuto ospitare la maggiore scrittori intellettuali curdi, ha cominciato a dare il principio della lingua sorani per diventare una lingua formale. بله هل سرتاکانی سده 19 سلیمانی که بو با پایتختی میرنشینی بابان لراستیا و للاین گلی لروشهلات ناسکان و با پایتختی کردستان ناو ابرا چونکه لروی سیاسی و لروی کمالایتی و لروی بازرگانی و روشنبیری و پیگه چی دیاری خوی دروس کرد لسرتاقای کردستانه. Possiamo dire già allora la città di Sulaimani, grazie a questa sua capacità economica, culturale e questa posizione geografica, in qualche maniera in Medio Oriente veniva riconosciuto già allora come capitale del Kurdistan, perché era più il punto dell'incontro economico, anche culturale, per quest'area. که بیگمان همویان پروردی مزگوتکان بون و تا بابلین پیوانی آینی بون یا آوانی که پیوتری اهلی مدرسه که خوننیان آینی بو آوانه بیریان کرده و هوشیارانه که بزوتنویشی ادبی یا شعری پیگ بینن که بتوانن به هوی و خویان به ملتانی نوچکه بناسینن به تایبتی به ادبی عربی و با ادبی فارسی و با ادبی ترکی بویا هوشیارانه برهمی شعریان برهم هینا که اما اگر
بناغەکەی شێوەزارێکی ناوچەی سلێمانی بوو بێ بەڵام لە ڕاستیە دروستکردنەکەی دروستکردنێکی ئەدەبی بوو بۆیە من بەداهێنان ناویە بەم واتە سەرەتای ئەو زمانی یا ئەو شێوەزاری کە ئەمڕۆ بۆ بە زمانی فەرمی یا ستاندارد سەرەتاکەی داهێنانێکی ئەدەبی بوو Come all'inizio dicevo, la lingua ha avuto questo appunto letterario nella sua nascita. Questo è partito da un gruppo di intellettuali che principalmente venivano anche dalla scuola religiosa e quindi si sono quasi messo insieme, hanno cominciato ad impostare questa lingua e questa letteratura e l'hanno considerato anche un modo per far conoscere sia la lingua che la letteratura nei confronti della letteratura persiana o araba o turca, tutto quello delle circostanze, quindi dare anche una identità e un riconoscimento culturale oltre linguistico. Vale, Bieguman, pies Bniadnani Slemani, Ula Sadakani, pies Sadeino Zada, Sheri Kurdiba, Zaru, Shevazarakani, Tir, هەبووە کە ئێمە ئەوانە خەینە ناو پۆڵێنیەکەی لەگەڵ ئەدەبی میلیە یا ئەوەی کە پێوترێ ئەدەبی ئەوام لێرە بەڵام شاعیرانی ناو ئیمارەتەکەی بابان کە بە تایبەتی چوار شاعیر نالی سالم کوردی مەحوی ئەمانە ئەدەبی خەواسیان بەرهەمهێنا واتە ئەو مۆدێلەی کە لە شیعری عەرەبی و فارسی ئەو سەردەما کە بە غەزەل و قەسیدە ناو ئەبرێن کە بەشێکن یا جۆرێکن لە شیعری خەواس واتە ئەو شیعرە هونەرییەی کە جێگەی شانازی بووە بۆ ملەتانی ناوچەکە چە ئەدەبی فارسی چە ئەدەبی عەرەبیش Come prima di questa nascita troviamo che la letteratura kurda in qualche maniera abbia seguito della regola che li ha nominati, dalle aree che venivano in qualche maniera impostato per i poeti. Quindi lui dice che noi lo chiamiamo i poeti o letteratura popolari. Invece, dalla nascita di questo principato di Baban Sulaimani, sono stati questi quattro Nali, Salem, Kurdi, il quarto ho già dimenticato, e sono stati i quattro che hanno aperto la scuola e, come dire, hanno dato l'identità e l'impostazione culturale distinguendo da tutti i circostanti. Vale. Già ho sa'ira nella rastia farhangi si sha'ri nuyan barhamiana o farhangi sha'ri agarci suji rasto khoyan la adabi farsi o sha'ri farsi bini و بە تایبەتی لەو کاتەشا کە لە سەرەتاکانی سەدەی 19 قۆناغێکی نوێ لە ئەدەبی فارسیە دروست بوو کە پێوترێ بازگەشتی ئەدەبی ئەمانیش لەبەر ڕۆشنایی کە بازگەشتی ئەدەبی گەڕانەوە بوو بۆ شیعری سەردەمی حافز و سەعدی دوای ئەوەی لە سەردەمی سەفەویەکانە بوو بە شیعرێکی مەذهەبی یاخود ئەدەبێکی مەذهەبی لێرە ئەو شاعیرانە ئەتوانین بڵێن شاعیرە کوردەکان لە ڕاستیە قۆناغێکی نوێیان ئەگەرچی خۆیان پیاوی ئاینی بوون بەڵام لە ڕاستیە ڕوویان کردە ڕۆشنبیریەکی دنیایی ئەو ڕۆشنبیریە دنیاییە لە غەزەل و لە قەسیدەکانە بە تەواوەتی ڕەنگی داوەتەوە Come abbiamo visto nella letteratura persiana che seguiva dal punto di vista anche religioso, i Safei, non lo so in italiano, i Safei se sono identici in nome o diversa, e i quattro, come dire, della scuola di Sulaimani hanno cercato sostanzialmente di dare una visione un po' più, direi, mondiale o internazionale, quindi uscire un pochettino, anche se erano uomini religiosi, ma uscire da quell'aspetto religioso e dargli proprio un taglio culturale principalmente.
بله دوای نمانی مارتی بابانو دوای نمانی او شاعرانه همان زمانی شعری بو به زمانی شعری و ادبی لناوچکانی دروی اوی کپی او ترند صلاتی بابانی سلیمانی بو نمونه لکرکوب شهرزای طالبانی به همان زمان شعری نوسی لکویا حاجی قادری کویی ل روشالاتی کردستان وفایی لکوتایکانی سده نوزده بمشه ویا او زمانی زمان ادبی که بناغکی لناو امارتی بابانا دار اجرا بردوانمی هبو تاکو سرطاکانی سده بیستم و دوی سرطاکانی سده بیستم کومل شاعریش لیسانو درکوتن به همان زمان یا به همان شیو زمان شعریان نوسی که هر همان بناغه که امرو زمانی کلیه که یا خود اوی که پیو تکوتی ناو راست لسری حلچن داو. Possiamo dire nonostante che poi alla fine del Novecento, inizio del due, all'inizio del secolo che finisce in qualche maniera, chiude l'esperienza del Principato di Baban, però la letteratura già da allora aveva cominciato a andare oltre confine, quindi vediamo sia nel sud o nell'est o nell'ovest di Sulaimani, gli altri poeti hanno utilizzato lo stesso lingua, diciamo, di Sulaimani per la loro poesia, quindi in qualche maniera questa lingua è riuscita a farsi, chiamiamolo così, riconoscere e oggi diventare anche di lingua ufficiale grazie a questa base forte che parte dall'inizio e quindi riesce a estendere oltre il potere politico. لە سەرەتاکانی سەدەی بیستەمیشدا کاتێ کۆمەڵێ ڕۆژنامە و گۆڤار دەرچوون لە ڕاستیە ئەو گۆڤار و ڕۆژنامانەی کە بەشێکیان تەرخان کردبوو بۆ کوردی ناوەڕاستەکە هەمان شێوە زمانە ئەدەبیەکەی سەرزەمینە دوای نادی بەکارهێنە واتە ڕۆژنامەکان کە لە سەرەتای سەدەی بیستەما دەرچوون همان زمان یان پیروی کرد لبواری بوتاری روزنامه نویسیده. E la stessa cosa abbiamo trovato tutti i giornali rivista del XX secolo sono usciti tutti utilizzando il linguaggio, la lingua e l'aspetto culturale di questa lingua che noi continuiamo a chiamarlo lingua media. هەر لە سلێمانیش کاتێ لە ساڵی 1920 ڕۆژنامەی پێشکەوتن لەلایەن ئینگلیزەکانەوە بە تایبەتی لەلایەن ئینگلیزەکانەوە دەرکرا کە سۆن سەرپەرشتیە کرد بایەخێکی تایبەتیە بە زمانی کوردی پەتی تەنانەت هانی نووسەرانی ئەیا کە بە کوردی پەتی بنووسن و زمانە کوردیەکە پاکەنەوە لەو وشە و زاراوە عەرەبی و فارسیانی کە تیایەتی ئەمەش هەنگاوێکی چاک بوو بۆ گەشەپێدانی ئەو زمانە کوردی ناوەڕاست کە وە گوتمان سەرەتاکەی لە نالیەوە دەستپێکە. La stessa cosa troviamo nel 1920 a Sulaimani quando esce il primo giornale Peshkautu e che è diretto dagli inglesi, che allora gli inglesi erano già in questa area, gli stessi inglesi in qualche maniera incentivavano gli intellettuali curdi di rivedere ancora di più la lingua e quindi usare, come dire, pulire la lingua curda dall'influenza delle altre lingue, quindi arabo, persiano, in modo che in qualche maniera nasca ancora una letteratura ancora più, diciamolo così, dal punto di vista della parola, fosse più originale curda, ma non che ha prestato delle altre lingue. بله هەر لە بیستەکانە و لە دەوروبەری ساڵی 1927 کۆمەڵەیەک دروست بوون لە سلێمانی بە ناوی کۆمەڵەی بژاری زمانی کوردی کە
هولیان دا زمانی کردی برو زمانی چی کردی پتی برن هل لگل اوانا او روزنامو گوارانی که در سون لوکاتا که کمال روزنامه بون راستی لپیش کوتنو تا امرو سال نبو روزنامی تیادر نچه واتا بردوام لسالی 1920 و تاکو امرو لسلیمانیا همو سالک روزنامو گواری تیادر چوا و او روزنامانا لگل نوسران و روشن بیرانی او سردما بایخی چی زوریان با پخت کردنی زمانکا وای لحاد اتوانین بلین ده سالی 1930 برو دواوا با تواوتی زمانی کردی اوی امرو ای بینین و بفرمی ایناسین لسالی 1930 و با تواوتی جگای خوی گردوا Questi anni tra 1920 e 1930, diciamo, possiamo dire sia messo giù questa base letteraria e che fino tutto oggi ha continuato, quindi in qualche maniera da allora fino adesso non si è mai mancato da questa città che produca dei giornali o rivista o della letteratura, sempre lavorando in questa direzione, quindi in qualche maniera tutto quello che viene avviato dall'inizio del Novecento, giorno per giorno si è consolidato e sempre tirando fuori questa lingua ufficiale oggi del territorio, di come dire, una lingua più curda e meno incontaminata. Ecco. بیستەوە کاتێکە قوتابخانەی نوێ دامەزرا لە سلێمانی شارەکانی تری خواری کوردستان هەمان زمانیان کرد بە بەرنامەی خوێندن هەر بۆ نمونە بۆی زیاتر ڕوون بێ ئەفسەری سیاسی لە شاری ئامێدی لە ساڵی 1921-22 ئەچێتە قوتابخانەی تەماشاکە بە تووشی ئەخوێنن بە مامۆستاکان ئەڵێ بۆ بە تووشی ئەخوێنن ئەڵێ چونکە بەرنامەی کوردیمان لەبەردەستانیە ئەڵێ من ئاگادارم لە سلێمانی قوتابخانەکان بە کوردی ئەخوێنن بچن لەوێ ئەو بەرنامەیە بێنن بۆ ئەوەی لێرەش بە کوردی بخوێنن کەواتە لەو ساڵانەشا لەو کاتا تەنانەت لە ئامێدیش بە هەمان زمان لە قوتابخانەکانە خوێنراوە Questo fatto che poi dal 1920 non solo, come dire, il linguaggio delle giornate e così via, ma anche il linguaggio scolastico, quindi l'insegnamento della lingua curda viene utilizzato già dal 1920 da Soleimani, che diventa in qualche maniera ancora più formalizzata la lingua, non solo, come dice un ufficiale dell'esercito, una volta si trova dentro la scuola di Diyarbakır in Turchia, il capoluogo, vede che loro la scuola elementare la fanno in lingua turca e si domanda come mai c'è questa diversità e chiede questo ufficiale alla scuola che si adottano questa letteratura e questa scuola di Süleymani, tanto vero la scuola di Diyarbakır in quel periodo prendono i programmi e le lingue e le letterature di Süleymani la portano per l'insegnamento nei primi anni dei 20 anche a Diyarbakır. Babura, men babastam la amedi la amadiya bu nagle Diyarbakır agar barazi. No, non è stato, scusate, Amedi, che poi spesso Diyarbakır viene chiamato anche Amedi, ma Amedi anche è sempre in Kurdistan irachino. بەمشێو زمانی قۆناغی خوێندن لە سەرەتاییە هەل لە ساڵی 1920ەوە ئیتر بە زمانی کوردی بوو لە سەردەمی پاشایەتیشە دوای شۆڕشی چواردەی تەموز و دانان بەوەی کە زمانی کوردی زمانێکی ڕەسمی بێ وەگە بڵێن هەنگاوێکی تری نرا چونکە بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی کوردی دروست بوو لە دوای شۆڕشی چواردەی تەموز دوای 1958 Come anche vediamo nel 1958, quando Iraq diventa Repubblica,
in qualche maniera nasce formalmente, per tutto l'Iraq, ma in particolare per Kurdistan, che la lingua scolastica sarà la lingua kurda, che è la lingua di Soleimani. Bale, duai sali sali 1907 duai bani anzi azar la rastia gashichi tawau gaura ba sar zmani kurdi u bagdan ba zmani kurdi dira chunka jigal sarata yakan nawandi dua nawandi ba ba zmana ba zmani kurdi nawraz da khunra وقدر وتري أو سردما هل زاخو تا خانقين همو كتاب خانقان هر بيك زمان بو زماني كردين او راست ديان خوال Nel 1000, possiamo dire, era quella mia parte che dovevo intervenire, ma a questo punto ne fanno parte di un unico intervento, anche con tempi a quel punto possiamo stare. Allora, nel 1970, quando è stato questo accordo con il governo centrale per il riconoscimento dello Stato autonomo della regione del Kurdistan, da allora la lingua sorani, la lingua di Soleimani, viene estesa a tutto il Kurdistan iracheno, quindi anche nella zona che noi la chiamiamo Badinan, per capirci, zona di Duhok, eccetera, da tutte le parti, quindi da una estremità all'altra, viene imposto come lingua ufficiale per la scuola e si riprende da lì, che prima era solo la scuola elementare, e dagli anni 70 invece diventa media superiore, e sarebbe sono stati gli anni che ho studiato poi le medie e che la lingua kurda è entrato nel tutto il suo percorso fino all'università. زمانی روشن بیری لبشکانی تری کردستان به تایبتی لروجالاتی کردستان چونکه لوی زوربی شاعران به همان زمانی شعری شاعرانی کردی ناوراست شعریان دنوسی و او روزنامو گوارانشی که لسردمی کماری مهابات یا دوای کماری مهابات با نمونه روزنامه کردستان که لطران درسو لسرطه شستگانه همان زمانی کردی ناوراست کن بکر دهینه. Possiamo dire, e poi come all'inizio avevo accennato, la lingua si estende, ma in modo particolare in Roshalat, quindi in Kurdistan iraniano, e diventa tutti i poeti o tutti intellettuali scrivono in questa lingua, possiamo dire, fino ai giorni nostri. Non solo, negli anni 60 usciva un giornale kurdo a Teheran e usava la stessa lingua di Soleimani per la sua scrittura. La Khwari Kurdistani hal salani hafta kana gelel sha'iranu nusaranu rosun birani kirmanji به همان زمانی کردی ناو راست گلیشان بر همین دنوسی. طبعا اوز بو به های اوی که پانتایی یا جغرافیای بلاو بونوی بر همکانیان زیادتر بیر. لوانه زور نوستر مانه بو لحفتاکان او دکتور نافع آکریی به شعرکانی یا بر همکانی به کردی ناو راست به زمان دنوسی که امرو پیالین فرمی استنده. La stessa cosa l'abbiamo trovato con alcuni poeti kermangi che hanno scritto anche loro in questa lingua, diciamo, di Soleimani, e che in qualche maniera era anche un modo per estendere il loro lettera, lettori oltre i kermangi, quindi il mondo, io semplifico, sorani. Agarbine ser basi amroi zmani kurdi naoraz wata zmana farmeka لراستی نشاری نواک زمانکه لگل او هنگا و پیشکوتوانی رابردوده امرو هستکین توشی قیران یک بوا. هوی باله. Possiamo dire invece oggi una lingua che è cresciuta così rapidamente e così esteso i suoi territori oggi ha molte crisi. Fermo. هوی او قیرانش لراستی چند لعنه که هوی سرچی اویه که لبواری خوندنده امرو زیاتر بایغ با
زمانی بیگانه ایری زوربی او کتاب خانانی که امرو لخواری کردستان لسلیمانی لحولی لدوهک هن زیادر با فیربونی زمانی انگلیزی این بویا امرو منالانی کرد زوربیان اگر نالین صدی 25 جان زمانی انگلیزی در زنن لزمان کردی که زور لوازن. Un dispiacere, aggiungo io, oggi proprio questa lingua che a suo tempo si è fatto tutta questa battaglia e nonostante oggi c'è un governo regionale e quindi ha maggior ragione, c'è molto più libertà intellettuale e libertà di scrittura, le scuole da Slovenia fino a confine, quindi fino a Duo, fino alla Turchia, stanno più insegnando la lingua inglese anziché lingua curda. Possiamo dire i nostri ragazzi adesso, forse un 20-25% conoscono più in lingua ufficiale, ma stanno più conoscendo o letteratura inglese che la lingua curda. Le vari ragazzi nisha la rastia a Manchester de Binin, cunca بینین هر بواری چی راگه اندن روزنامه یا تلویزیونکان تماشاکین هر نوسرو هوله یا شی وزاری خوی که کلاو که با زمان استانداده که یا زمان فرمی که امش بوته هوی که زمان که آلوز کری یا کومالی و شو زاراوی که کل بکی که زمستانه برهم نهین راون واته هر نوسرو با ارزو خوی و شو زاره و داده تاشه یا کل شو زاره که خوی و ایهنی و نازانستان که کلاویه که به زمان استاندار و فرمی که Un altro, e purtroppo accade anche a livello dei poeti, intellettuali, scrittori, che oggi la letteratura o la loro scrittura non viene più, come dire, rispettare il standard delle lingue ufficiale, ma ognuno mette un po' del suo localismo, della sua idea personale, delle parole che conosce lui, quindi abbiamo un caos linguistico e un caos anche letterario. Già la rastia chami amro yema wak roshun biran wak ma mustayan chami parastini zmanakea lou cheshanika kei kautua و تنانت لسر استی هریم هول دراو چند سالیک یا سایک بو پرستی زمانی کردی و گشپیدانی زمانی کردی بیتا آراو و کاری پی بکری بلام تا استا لراستی او یا سای نیتوانی و ایشی خویب کاتو یا جگای بایخ پیدان بی Noi come gruppo di studiosi, di intellettuali, ci siamo rivolti al governo regionale per produrre alcune norme che cominciano a dare una regola a questo che sta accadendo. Però purtroppo, nonostante che ci abbiano ascoltato e promesso, fino ad oggi non abbiamo dei risultati. Io mi posso fermare qua, eventualmente possiamo poi riprenderci. Bene, ringraziamo molto il professor Del Shadali e direi di dare subito la parola al collega Berzo Mehmood dell'Università di Rojava. Mamusta Berzo, naha tkare bakhve u tfermuka denkrinj bojteja. Da, tal dengeta girtia, am deng na visen. Dale, farmoka. Sale, spas. Prasi am despeke am spasia watken apkare gun tken jboi roja zmani kurdi, yani jehe rizgirtna matmamaya. سلام و رز با همیان کاغ سورانو کاغ دلشادو کاغ این رونشتی برای واسه ادریانو و پشوا اونجی برای سیم سپاسیا وقت کنیش بود بیکاری هنی
Innanzitutto vorrei fare i miei complimenti per questo evento e salutare tutti gli ospiti e gli ascoltatori che sono presenti per celebrare la lingua curda, che da poco tempo c'era la giornata della lingua curda. In particolare vorrei ringraziare il professor Rossi, Soran Ahmad, il professor Dilshad e tutti gli altri organizzatori dell'evento. براسيكا دلشاد يعني بانوراما كخش يعني دزاري السوراني دات شوزاري نافراس دا جمال داخويا كرن تشكيقل كي باشبو ام تخازن هنكي السر روشا زماني كردي اللي روش آغا ام جوار هنكي شيروفا بكن النصر اميكو دلشاد علي ci ha spiegato la situazione della lingua curda del Sorani, in particolare in Kurdistan e nella zona centrale. Oggi vorrei dare una luce o fare una luce sulla situazione della lingua curda in Rojava in particolare. Avje shwa yani gelek pers greken kurdahana yekje pers greka zaman ku iro roj zamani kurdi دباری آمده دو روایه یعنی دو آلی جرهنه یک جه کرمانجیه آدی ترجی سورانیه یا هم بیجن کرما باکر و نوراست براستی هر دو جی یعنی جه نیزی که یعنی مثلا کرمانجی هم دبینن ادبیات کردی دی سال 1912 و 14 یعنی بری 500 سالی 600 سالی کردی دست پیکریه به نویسینه کردی وک ادبیات ملای جزیری احمد خانی بدو دشی دی 100 سال 19 دا زر شو زر سورانی دی میرنشین بابان دشوا د سپیکر او ناجیب راسیب گل کی پیشکت او ایرو روژ شوزار سورانی براستی د پیشکتن اک هدایه ام هیویت کن گو اف پیشکتن جی ببه خورتی ببه هیز بو کرمانجی جی انو هر دو زار بکر بن پورا یعنی ریا کشوره ببینن فرمو Ovviamente i curdi hanno tanti problemi e tante questioni nei secoli passati, ma uno dei problemi, dei nodi cruciali è la lingua curda, nei entrambi i dialetti principali, sia il Sorani che il Kurmanji. Però, come sapete, il Sorani ha sviluppato un percorso storico più avanzato da un aspetto letterario. Stiamo parlando da 400-500 mila anni fa, tramite Malai Jaziri, Ahmad Khane, che poi ovviamente durante l'emirato di Baban nel XIX secolo, sono riusciti a sviluppare il dialetto Sorani in maniera più letteraria, avanzata. E oggi vediamo lo sviluppo del dialetto Sorani e speriamo che questo sviluppo, questo avanzamento letterario arriva anche al Kurmanji su cui stiamo lavorando e stiamo andando avanti. Bashe az dibinin roshanbirin kurdi pewista har du shevazarin kurdi bikar benin ta ku zmane ki standa avabe. Spero che i linguisti e i studiosi di entrambi i dialetti riescano a lavorare insieme per sviluppare magari una lingua più vicina, un dialetto più vicino all'altro e più unito. Spas, a me vorrei essere kurdi hendek agahin gishti يعني كردي إيرو روج دناب 6000 حتى 7000 زمان ده وك ترتيب يعني زمان كردي جئي تشلية وكو دكتور أمير حسن كورجي دا خيال كرين
اخاب اشبرگو اخیبرم کرد نزدیک 3 میلیون تا 35 میلیون هيا یعنی 35 میلیون اخیبرن کرد ایرود جهان در هيا اب جماره هانه زمان کردی که وقت به یعنی ریز یا ترتیبا چلیج زمان جهان این دنیای یعنی گو جماره وان نزدیک 6000 حتی 7000 زمانه. Ovviamente, come sapete, oggi nel mondo esistono tra 6.000 e 7.000 lingue parlate in tutto il mondo. La lingua curda, nella scala di più numerosa di persone parlanti come madrelingua, arriva alla quarantesima sulla scala mondiale. E questo numero, ovviamente, questa classifica non è banale per la lingua curda, ma anzi è un riconoscimento importante per lavorare su questa lingua, considerando che ci sono circa 30-35 milioni di curdi che parlano il curdo. Kurd mazantrin millet jihani da kutanha z wak dawlat be dawlatin jilawra zmani waji be wak stateless انگلیسی به ستیتلس لانگویج یعنی او زمانه به دولتا اپایشی دهلی گو او ده کرد نوان ده پان دولتین وک سوریا، عراق، ترکیه، ایران هنکی تعدیل کرده بکن و ده استمکاریت حقی واده تیک بینن. Ovviamente non avendo uno stato riconosciuto, oggi i curdi sono considerati come quelli che viene conosciuto come stateless language, persone che non hanno stato e non hanno la possibilità di studiare la loro lingua. Questo accade in quattro principali stati dove si trovano oggi i curdi, l'Iraq, Iran, Siria e Turchia, e questa cosa rende più difficile lavorare o sviluppare un processo linguistico avanzato sulla lingua curda. Amen nhawran lisar zman kurdi rosh zman kurdi li rojava beri enerji am bidan hen yak bidan geografia kurdan li suri bidan khia kren ku se nafchen saraka hanateda نفشه جزیره وک محافظت حسکه بعربی جرته گوتنجی جزیره هیا کانتون جزیره اب طبعا شخوا روش آوا دبی باکر و رجلات سوری یعنی او خطا از سینور جدیر که بگره حتی عفرینه گو اوایجی وقت دبی برانبری سینور ترکیه آها دفرد اف پرچه کرد جدیر که بگره گلک باشار تیدانش و وقا مثلا دیرک تربس بی بریویر میلان هیا بدوف رقام شلو عمود سرکانی دربیسی بریویر بدو دربیسی شو سرکانی تی پاشه گریس بی دوف رکوبانه او جیناف چه ایرکا تایبتا دو کوبانی را عفرین ده. کرد دوی جغرافیه ده دیجین وک جماره که پر یعنی زورینه پر کردن دو ده عرب جی بارانه سریان بارانه یعنی هن ملتین وک بینه تا دیتر جی نوانده هنه عرب هنه دوی بشی ده اشوا کرد ته دیجین Vorrei adesso parlando della lingua curda in Rojava, vorrei indicare alcune zone dove c'è la maggioranza curda in Siria, che Rojava viene conosciuta come zona. Ovviamente quando parliamo di Rojava intendiamo il nord e est della Siria, principalmente la striscia o il confine con la Turchia, dove c'è una maggioranza curda. Ovviamente ci sono anche altre etnie tra
e siriaci, arabi, armeni, turkmeni in quella zona, ma principalmente i curdi si trovano nelle città come Derik, Celaga, Trebespi, Kamishlo, Amude, Derbesi, arrivando a Kobane, Grespi e poi ovviamente Afrin nella parte occidentale della Siria. I curdi maggiormente si trovano in queste zone geografiche appunto con altre realtà, comunità, etnie che esistono tra i curdi. Kurd Suria, Waki Diji, il Shame, il Dara, la Trie, yani Balavan, Dnav, yani Wordbe Jivaka Surida, il Vanjehen di Tirji, Kurd Bashana. E i curdi poi nelle città grandi della Siria c'è una presenza storica ma anche più contemporanea, moderna. Nelle città come la capitale Damasco c'è la presenza curda, nelle città come Dara oppure nelle città interne come Hama e altre zone geografiche c'è una presenza curda in queste zone geografiche anche. و ملته كي 5 مليون ايرو جمارا وينا كو بي دولت مايا Parlando dei curdi, non possiamo dimenticare un percorso un po' storico, la situazione attuale in Rojava, cioè un tradimento che è stato fatto nei confronti dei 30-35 milioni oggi sono presenti sul territorio. شوا اف غدرا هني كد ايمانا سايكس بيكو دا متبزانن انجليز وفرنسا اوانا وقت بي بلان سازي ويبون كرد بلا كرن دنابان شار دولتا دا مان بي دولت جلو ما ام ايرو وقت بي جفه مسالي غلاكي تكازن. E questo ovviamente, questo non riconoscimento o il tradimento torna al trattato di Sykes-Picot che nella fase della prima guerra mondiale ha diviso i curdi in queste zone geografiche e questo quello che vediamo oggi è il risultato di 100 anni fa che è accaduto. Le zmane kurdi in Siria دما کو سوری دبن ماندیت انتدابا فرانسا ده بو دوی دنه ده هنکی زمانی کردی چند ساله ده نزیکی ده ساله وک گشپیدانک جیره چی بو گو او جی جلادت بدرخان ده 1932 ده گوارا هاوار درخست او یا براسی تعداد شو تیپن لاتینین ویسند زمان کردی گوبری وینا طبعا زمان کردی تیپن عربی بو یعنی د دما مسلمانتیه دا زمان کردی تیپن عربی ده تا ویسندن ل پشتی سایکس پیکو زاری کلشی و زاری پرمانجی السوري د سال 1932 دا بش بلاتيني يعني بتيبن لاتيني هاتن ويساندن بتيبن يعني هن قهرتن قسم تيبن لاتيني دا وك تركاجي أبيكر كرداجي هناكي أم مثلا هناكي بتيبن قسم شي وزاري كرمانجي ين إيرو روش ين روش آبا وين باكور وان تيبا دنبيسن باجی پرسگریگ که براسی دنبرا ما وشه وزاره سورانده. Ovviamente dopo la prima guerra mondiale Siria entrò sotto l'occupazione, il protettorato di francese e durante questa presenza francese alcuni scienziati curdi come famiglia Badrkhan hanno trovato uno spazio di lavorare sulla lingua curda. È qui che viene pubblicata la rivista Hawar nel 1932 e cominciano a usare l'alfabeto latino che fino allora era usato l'alfabeto arabo per la lingua araba.
e così via, sia i curdi siriani, ovviamente i curdi della Turchia, cominciarono a scrivere la lingua curda curmangi con l'alfabeto latino. E questo ha preso un po' un percorso diverso dalla lingua curda sorani, che ovviamente si è trovata con le radici storiche con l'alfabeto arabo. Bene, vedeme adesso qua, pishtiku Suria, bu dawletak sarbukhwa, Fransi, sala hazar, unahsad uçilu şaşanda, jeder ketin, av hukumata nu a Suri hukumata, av karabet, دنگ هاته دنگ هاته بله ها دنگ هات بله بله بس بری بری هنگی دنگ او قطبو اوکی بله راست او کرب قطبو جمع sta dicendo che è andata via la luce, quindi hanno perso qualche collegamento. تمام مختت ما مسات مثلا فرنسيا 1946 فيشتي فرنسي دركتن حكومتها السوري تشيبو بحكومتها عربي و دسبيك نافي سوري ودولة سوري باشي عربية الجوم و هنكي خرط بوكرن الجمهورية العربية السورية يعني هيج ما جبوي كردان اعتراف بينكرن نتاني ولوجي قالك ستمكاري ديجي كردان كرن جبوي في مسألة انه كرد وك يعني دجمن عربة رديتن يعني أب مسألة هذا راسي قال لك هنا خشبو بسركو دسبيك كرد قال لك يعني وك أزاري ونخشي جفينري يعني كديتن بسوري ده Ovviamente dopo che i francesi hanno lasciato la Siria nel 1946 è nata la Repubblica Siriana. All'inizio era conosciuta come Repubblica Siriana, poi successivamente come Repubblica Araba Siriana, e i curdi sono stati esclusi di qualsiasi diritto in questa fase storica, oppure un riconoscimento. Anzi, il governo siriano ha cercato sempre di dimostrare i curdi come nemici degli arabi sullo stesso territorio, e questo ha creato non pochi problemi sia per i curdi ma per anche alcuni arabi. E questa fase è stata molto dura contro i curdi. Jisala Hazaru Nahsad Uçulu Şeşeni, Pişti Gudevle Tessuri Ağabu, Zmani Kurdi Ket Kunaga Kadaga Kırnede. Yani Zmani Kurdi Nama Hatem Visandin, Visandin Nama Çevu Kadaga Bu Uçikese Bukhane Ya Bin Visini Yani جمع نك حكومتي وك تشتكي نباش ديتن او انسان دقرتن دقرن حبسي ديجي دما فيشي ده دفي كردي نوي نفيساندن ونوي خوندن Ovviamente in questa fase la lingua curda invece è stata completamente vietata, sia scritta che letta. Chi cercava, le persone che cercavano scrivere o far diffondere la lingua curda, venivano prigionati, mandati in prigione, e questo è stato un percorso molto duro, non solo contro la morale linguistica, ma anche contro le persone come persone fisiche, ecco. براستي زمان كردي يعني زاري كرمانجي قالكي الباشش يعني ابن ملتك قبل زمان اخوا نخوين انن في سنه زمان وينا باش دكفي يعني ام قالك مثلا زارو لكولاني دبي دقاتلين يعني قو عربي بقالب كردي دقوتن يعني زمان عربي بقالب كردي شو اف مرحله هاني اف كنا زمان عندها هدي هدي دي شيء السر وقت بي بشابتني assimilation da gavat peven arabit ke talibe kurdi da isa bashulo hin mejeta kurdiya le roki wari beja te ija kurdiya fa qalbi arabi sheke yani abaya
بشقابلو هنگانی زمان نامینی به دبراستی و که از تعداد از الشوزار کرمانجی کرد حتی سال 2010 خلط هوا بو ده 2011 ده پشتی که کریز سوری شه بو شو از زمانی کردی جنو و وقت به یعنی که شوزار کرمانجی براسی قناقه نو بو زمانی کردی حتا آبا کرن حکومت الورنما ام براسی ام بجا ام 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 قناقه کنو ده ستا ام وقت بیدجین. Ovviamente il popolo che non impara, non studia la sua lingua madre rimane indietro in qualche modo, in analfabeto, ma anche a livello scientifico rimane molto indietro. E la lingua curda, vietandola, il governo siriano ha cercato di spingere le persone a parlare il curdo con un modello arabo, nel senso usando le parole arabe in curdo, così trasformando il curdo a assomigliare in qualche modo l'arabo, così pian piano i curdi dimenticano le parole importanti, scientifiche e letterarie in lingua madre e cominciano a usare l'arabo e così la lingua perde il suo riconoscimento. Questo discorso è stato fino a 2010-2011, quando poi la crisi siriana, la guerra siriana, ha scritto una nuova fase per la zona, perché appunto il governo siriano ha perso tanti territori e poi da lì è nata una fase nuova, un percorso nuovo. Fermo Mamusta. بله، روابری خواستر براستی یعنی کرد سوری اون وقت آلی تیدا یک جه یکینین پراستن آگل چه بو یعنی جبوی پراستن آگل و جبوی دیجی تیرور دا براستی کاری که زور کرن و گلک شهید جی دوی مسئله دادن یعنی اپایاجی و دالی که برشک روشنگری کردی شورش از زمان کردی جی براستی دست پیکر چه اواکی مثلا مانوستین زمان عربی یکن دبستان عربی دابون تباوی هاتن و کورس یعنی کورسین زمان جواره چه کرن جبوی که زمان خواه بخوینن و بین بیسینن جاد علی که دیوه یعن کسین جیر دهنکی ده زمان ده اواناجی کرن ماموستا و اواین ماموستایی جی جوان را شیرو بکرن گل کسین ده زمان کردی ده جهاتی بون بون ماموستا جبوی که کورسین زمان جه زلام را، جه پچوک را، جه جنا را، جه گلک کسین، چه کسین کرد بخوازن ورن زمان خواهین ببین اونا وقت دوی کورس جوارا چه کرن آده ترجی، یعنی وک لشکرکی زمان دو کردی ده دو ساله پیشی ده یعنی سال ده هزار و دوزده و سیزده حتی چارده گله کی خورت بو یعنی وقت به بشه و روت ده کار دکرن اوه یکی براستی هیچ طبعا الحمو باشه کرن مثلا امیل قام شروبون مددی گله کورس جوان را ودکرن جوی کیو چه هم بکاربن گروپک جما مستین زمان کردی جوی ده قناغ سرطایی ده بدن زاروکن کرده و خواندن پرورده کرده را و به زمان کردی. براسی از این لور بوم ده 2013 ده میدید کتنه زمان کردی جاره یکم کتا مدرسه دبستان حکومت ده.
Ovviamente dopo il 2011-2012 i curdi hanno lavorato su due fronti paralleli. Uno era in qualche modo politico-militare con le unità delle forze della protezione popolare YPG e l'altro era culturale-linguistico, nel senso che gli insegnanti curdi o le persone che sapevano la lingua curda hanno cominciato a tirare le persone che insegnavano l'arabo nelle scuole pubbliche a insegnargli come imparare il curdo e poi in fase successiva insegnare questa lingua alle persone che hanno bisogno. E così sono stati costruiti insegnanti della lingua curda, trasformando le persone che erano in qualche modo linguistici in altre lingue prima, e poi hanno inserito in questo gruppo anche le persone pubbliche che avevano una conoscenza linguistica, parlavano il curdo e sapevano in qualche modo la grammatica curda. E così sono cominciati i corsi per insegnare la lingua curda. Stiamo parlando dal 2012, 2013, 2014. In questa fase sono nati nuovi insegnanti della lingua e queste persone hanno cominciato a aprire altri percorsi, specialmente stiamo parlando della città di Qamishlo, dove sono nati questi percorsi, questi istituti. E poi per la prima volta nel 2013 la lingua curda entra nelle scuole pubbliche siriane come lingua madre per le persone appunto che volevano imparare il curdo. Perci ve şorşera çapxana hatin avakren çapxane in kurdi jboy ko kardan wak rojnama u pirtuk çabken le rojava. E insieme a questi corsi, a questo insegnamento, sono anche nati le case editrici per pubblicare libri, stampare libri, romanzi, ovviamente vari saggi, vari libri che avevano interesse pubblico, ma anche un interesse di insegnamento della lingua curda. Mi fermo, Mamsta? Ah, tamam. Daha zar uçar daha da baz daha da bernamedanan bu zamanı kurdi çe bu çapxana amada bun le ve komite çe bun bu karbin pirtukin yen dibistani çe hem çe bukin ve hem çe çap bukin. E poi nel 2014, nel 2015 sono nati i cosiddetti consigli linguistici dove hanno lavorato per produrre una fase dei libri scolastici e vedere da dove iniziare e come iniziare a produrre questi libri per le scuole, proprio insegnamento linguistico scolastico con la lingua curda. Buonomone, per guardare a Saratai, per tutti i periodi di Saratai, di Salen, di Hazar Ushazda, di Hazar Uhevda, di Dawibu. Per tutti i periodi di Rafin Haftu Hashtune, di Sala, di Hazar Uhevda, di Hazar Ujdahan, Tawawu. E così abbiamo prodotto, abbiamo pubblicato libri per la scuola elementare nel 2016-2017 e poi nella fase successiva, nel 2017-2018, abbiamo stampato, pubblicato i libri della scuola media. Yen hukumata suribun katan din deste rivabaria khosarda. E ovviamente stiamo parlando anche come le scuole pubbliche che erano sotto il regime siriano sono diventati sotto il controllo dell'autogoverno regionale che governa, che guida la zona. Per tu che wak barnamadanan yen per guarda خوندنی
توام بونا صف يكي حتى صف دوزده توام بونا انها اي سال يد ين خوند خوندكار خوندكار زمان كردي ي صف دوزده توام بكن وي ورن زانينغه. E poi in questa fase siamo arrivati a completare diciamo, la produzione della lingua curda per le scuole fino al liceo e in questo modo abbiamo coperto tutto il percorso scolastico dell'elementare, scuola media e scuola di liceo. Jmara Khondakarin Yen Jizire Yen كانتونا محافظة حسكة يعني دقه بصد وصحظة فندك i numeri di studenti nella regione di Al Jazeera sono circa 230.000 studenti. جمارة ما مستيان إذا فالا جزيرة دقه 20.000 ما مستيان. Mentre gli insegnanti sono circa 20.000 insegnanti in zona di Al Jazeera. جمارة دبستان الجزيرة دقه 3229 دبستان. Mentre le scuole nella regione di Al Jazeera sono 3229 scuole. زانينغه جي شخوا اج دبازده هيفا دها إصالة ده هزار وشازدهان أوابو رولك جرينجي انا وقت في دبيني دليزي. Ovviamente poi nel 15 ottobre 2016 è nata l'Università di Rojava, dove oggi gioca un ruolo molto importante in questa fase. هدي هدي قربن بان دكتوراجي في وقت مسودر بكن وان دست بخن. Ovviamente abbiamo una mancanza diciamo accademica nelle università, specialmente con i professori di materia specifica. Stiamo lavorando e speriamo di raggiungere anche un numero sufficiente per i professori che abbiamo bisogno. روش آوا مثلا زد آواین یعنی سازین را گهندنی چه بونه آوایی جی براستی دوره که باش دلیزن با مثلا این گووار درد که بین گووار این بزمان کردی وک شرمولا وک سیوان وک دشت وک شار ده اوانات مامجی های روش آوا جی های گووار وهن غوارين دي ترجي هنا بكي نوين بيرانا نوين وا اباجي شوا نفسينا زمان الكردي هناكي وقت بي قشتكي نفسكار هنا نفسكار شبونا دي زمان الكردي ايرو روج براسي دي قونا غاكا يعني امنكارن بيجن وك صوراني مثلا قابن يعني باش دانا ایمجی براسی یه گاون باش دیدن ام بهوینه و چهار سریک جه مسئله کردی را چه ببه و ام بکار بین سازین زمان کردی با آواکی باشتر یعنی بکار بین اف کسین گود خوینن و یعنی خوندن زمان کردی نببه ستیتلس لانگویج به زمان کی خودی کیان خودی وقت اعتراف به وریکرین کجبوی کو اف نفشین که زمان کردی بکار بین وقت به یعنی وقت به انجام که جه ببینیم انجام که پوزیتیف به ارینی به نه نگتیف به سلاف شوارا منجي أساس فاسيا وطكن جبو دي بوداني
Vorrei concludere dicendo che anche ovviamente il percorso degli scrittori è, parallelamente alle scuole è andato avanti e così via, sono uscite numerose riviste in lingua curda come Sharmola, Siwan e altre riviste, e queste riviste hanno giocano un ruolo importante anche a fianco alle scuole per la lingua curda tra gli intellettuali curdi. Ovviamente stiamo cercando di mettere una base linguistica per una letteratura più sviluppata e che possa perseguire un percorso piano piano come per arrivare a, almeno come il Sorani, anche come lingua o dialetto che ha avuto le sue radici forti. E questo percorso lo vogliamo perché non vogliamo essere più riconosciuti come non stateless language, ma una zona, una comunità che ha le sue, il suo diritto di avere la sua lingua e seguire con la sua lingua, per noi ma anche per le nuove generazioni che possono in qualche modo sfruttare i risultati di questo percorso che stiamo lavorando. Ovviamente non è un percorso facile, ma speriamo che possa essere un buon inizio dove stiamo cominciando a lavorare. Vorrei ringraziarvi per la pazienza di ascolto. Grazie. No, siamo noi che ringraziamo il professor Bezzo Mahmoud perché ha detto tantissime cose interessanti, come anche il professor Dilshad Ali. E penso che a entrambi vorremmo chiedere poi i testi scritti perché potremo pubblicare in un volume dell'Istituto Curdo tutti questi interventi di oggi. Ovviamente, professor Bezzo, aziz spasiyawa dekem, am perkev khoshin goiro mamusta Bezzo, mamusta Dilshad mevane mana, am galki kev khoshin ve hatnawa u ve denkernawa, am spasiyawa dekem, u az hevi dekem go karben sar af denkernawa kri u ajmara akhvat un break nivisak niviskar un ajmara breken am khazin dosye ke cheken u am bala beken انو اف دنکرنا ما وری بلاکرین بریا دوسه کی بریا ستا کوردی او انستا ازمیو کا کارپی وری اس چه questo conto le sciame lettori italiani. Prima di dar la parola a Francesco Marilungo, volevo dire che il percorso della unificazione della lingua italiana non è molto lontano da quello possibile di una o più lingue curde, non sappiamo ancora il processo in che direzione andrà. C'è qualche problema con, vedo con... Ah, no, no, sta traducendo al telefono. E vorrei, mi sono appuntato una cosa che... solo ieri ho trovato, e che è una frase del principe Metternich, che come sapete ha riorganizzato l'Europa post-napoleonica, sulle lingue di quel momento, nel 1847. Lui diceva: l'impero austriaco non ha problemi linguistici, perché ha il tedesco, e il tedesco, al di là delle altre nazionalità, si imporrà come lingua dell'impero. La parola Italia, che viene usata ora dagli ideologi rivoluzionari italiani, è una denominazione geografica, non è una qualificazione della lingua, ma non ha valore politico. Se lo avessero, sarebbero in pericolo tutti gli stati di cui si compone la penisola italiana. Quindi da noi questo processo, diciamo, è avvenuto 150 anni fa, ma la vera unificazione linguistica non è ancora compiuta. Quindi troviamo in continuazione problemi, certo non nella stessa misura delle aree di lingua curda, ma troviamo problemi di mancata unificazione, perché una inchiesta dell'OCSE del 2013 ha evidenziato che gli italiani sono in Europa coloro che hanno più problemi nella comprensione media di un testo scritto in italiano standard.
no, che è una chiara prova di una commissione OCSE, per quello che vale, insomma, che l'unificazione non è ancora avvenuta, benché sia cominciata nel 1861 con l'unità d'Italia in senso politico. Quindi il processo è molto lungo e da questo punto di vista, insomma, noi italiani forse abbiamo delle cose da dire agli amici curdi e altre cose di cui imparare, anche non essendo finita la nostra unificazione. Bene, do ora la parola al dottor Francesco Marilungo, che parla del ruolo dei Bedir Khan nella costruzione del Kurmanji letterario. Ok, grazie, grazie a chi mi ha preceduto. Sto cercando di condividere lo schermo. Datemi sì, condiviso. Perfetto. No, solo una breve conferma di quanto sia interessante quando stava dicendo il professor Rossi, no, del questo un parallelo tutto da indagare a livello scientifico e linguistico fra l'unificazione della lingua italiana e quella curda, anche vista la, così, la, l'origine letteraria, no, di entrambi. L'italiano è, diciamo, l'Italia è stata una patria prima letteraria e poi politica, così anche il curdo. Io cerco, diciamo, di focalizzerò l'attenzione su una famiglia nobile, aristocratica, una famiglia curda, per sottolineare l'importanza che le azioni dei membri di questa famiglia hanno avuto nella formalizzazione del curdo settentrionale, anche detto Kurmanji, come lo conosciamo oggi. Proseguiamo una sorta di viaggio geografico in senso orario. Siamo partiti dal Bashur, dal Kurdistan iracheno, siamo spostati verso occidente in Siria e adesso idealmente saltiamo il confine e più che altro, diciamo, focalizzerò l'attenzione per quel che riguarda la situazione turca, che è un po' quella più penosa per la lingua curda e per il Kurmanji, quella che presenta maggiori problemi, ma questo ci arriverò alla fine della presentazione. Inizio giusto così con una sorta di carrellata sulla famiglia dei Bedir Khan. Il capostipite, leggendaria figura della famiglia, è il Mir Bedir Khan, il principe Bedir Khan, che alla metà dell'Ottocento è stato un fedele suddito ottomano, ma allo stesso tempo un riottoso principe locale, no? Con mire autonomiste di controllo dell'area cosiddetto Botan, no? Cioè quella zona geografica che fa riferimento intorno alla città di oggi Gizre in turco, e Gizira in Kurmanji. Perché partiamo da lui? Partiamo da lui perché i suoi discendenti, il figlio, ma soprattutto i nipoti, sono centrali nella creazione del Kurmanji moderno, contemporaneo, ma perché le sue opere, le sue azioni politiche rimarranno anche come un ideale costante nelle azioni dei suoi discendenti. Alla metà degli anni 40 il Mir Bedir Khan viene arrestato con tutta la sua famiglia dal sultano, viene esiliato nell'isola di Creta e così la famiglia dei Bedir Khan praticamente viene sradicata dalle terre di origine del Gisira Botan. E appunto questa distanza contribuisce all'idealizzazione di quelle terre, terre che erano state la patria dei primi grandi scrittori classici in Kurmanji, che venivano anche ricordati prima, Melaye Giziri e Mehdeh Khani e Fekih-e Teheran. A riprova del fatto che la famiglia Bedir Khan era ben inserita nel tessuto culturale, scusate, nel tessuto culturale ottomano, c'è il fatto che tutti i figli, il principe Bedir Khan ebbe una discendenza numerosissima, ma molti dei suoi figli ricoprirono ruoli di spicco all'interno dell'amministrazione della burocrazia ottomana. Ne possiamo ricordare diversi. Io qui vorrei ricordare intanto Mithat Bedir Khan, uno dei figli,
che fu, dopo una lunga carriera all'interno della magistratura ottomana, sposò la linea modernista e d'opposizione dei cosiddetti giovani turchi, pur essendo lui curdo, e dal porto sicuro del Cairo pubblicò per la prima quello che viene considerato il primo giornale curdo, 1898 appunto al Cairo, il giornale si chiama Kurdistan. È pubblicato in kurmanji, ma come vediamo è scritto con caratteri ottomani, quindi con l'alfabeto arabo persiano. Un altro fratello di Mitet, altro figlio del principe Bedir Khan, è Emin Ali Bedir Khan, anche lui importante burocrate che si trova a vivere ad Istanbul, nella capitale dell'impero, in anni decisivi. Vedete le date di nascita e morte e capiamo che quelli sono gli anni in cui si dissolve l'impero ottomano così come lo conosciamo, e i curdi hanno quella che alcuni storici definiscono la loro chance storica di uscire da quella crisi politica con uno Stato, con un Kurdistan previsto dal Trattato di Sèvres, ma poi la guerra di cosiddetta guerra di indipendenza turca nel 1922 condotta da Mustafa Kemal Atatürk riscriverà questa, annullerà questa possibilità riscrivendo il trattato con il trattato di Losanna, che non prevede appunto, come sappiamo, l'esistenza di uno stato curdo. Ma quello che è interessante è l'attività, diciamo, di tipo culturale che Emin Ali Bedir Khan compie a Istanbul. Fonda delle, insieme ad altri, fonda delle società, delle associazioni curde che iniziano a Istanbul nel clima, diciamo, relativamente più aperto del 1908 della riforma costituzionale, a stampare un giornale che si, scusate i refusi, adesso me ne accorgo adesso, ma comunque stampa un giornale che si occupa di aspetti linguistici e letterari e apre una scuola in cui si insegna in curdo. L'esperienza ha durata piuttosto breve, perché poi scoppia la prima guerra mondiale e il caos che ne segue. Come presidente della Jemiyet Tehaliya Kurdistan, cioè la società per l'avanzamento del Kurdistan, Emin Ali Bedir Khan invia due dei suoi figli, Kamuran e Celadet Ali Bedir Khan, in un viaggio in Kurdistan accompagnati da un militare britannico, il maggiore Noel, che hanno lo scopo di, diciamo, raccogliere il consenso delle tribù, delle famiglie, dei clan del Kurdistan del Nord per fomentare una rivolta sponsorizzata appunto dai britannici. E Kamuran e Celadet Ali Bedir Khan saranno, come spiegherò fra poco, i due che attueranno la trasformazione alfabetica, diciamo così, il passaggio della scrittura del Kurmanji dall'alfabeto arabo all'alfabeto latino. Per loro è l'unica occasione, questo viaggio del 1921, di mettere piede in quelle terre che avevano idealizzato e così diciamo vissuto nei racconti da parte del padre e del nonno, che erano stati allontanati da quelle terre, e questo è, diciamo, l'unico vero momento in cui entrano a contatto con il loro popolo, ma sono in realtà personaggi molto distanti dalla realtà sociale del Kurdistan. Vivono appunto all'interno dell'elite ottomana, quindi educati con l'istruzione più raffinata, plurilinguistica, hanno tutori italiani, studiano la musica classica, imparano a suonare il violino, quindi sono molto distanti dalla realtà rurale della società curda dell'epoca. In seguito a questo viaggio, appunto compiuto nel 1921, le autorità kemaliste nel 1923, Mustafa Kemal Atatürk
stesso, si diciamo così, legherà al dito questo tentativo di organizzare una rivolta contro Istanbul e caccerà sostanzialmente in esilio i due fratelli Bedirhan, i quali si recheranno, e questo non è un dettaglio, si recheranno in esilio in Europa, nella Monaco degli anni 20, e anche lì non era una situazione molto tranquilla la Monaco post prima guerra mondiale, ma lì quello che è importante è che frequentano l'ambiente universitario e quindi continuano questa loro formazione accademica di tipo europeo, di tipo occidentale, cioè seguendo dei canoni scientifico-accademici e linguistici di stampo europeo, cosa che metteranno a frutto il ritorno in Medio Oriente alla fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30. Inizialmente tenteranno ancora la strada della lotta politica con la fondazione del partito Khoibun, che ha lo scopo di appunto sostenere una rivolta, la rivolta di Ararat all'interno dello Stato turco. Quindi, come vediamo, e questo è importante, cioè, ci terrei a sottolinearlo, lo scopo geografico, l'obiettivo geografico della famiglia Bedirhan è sempre il Bakur, è sempre il Kurdistan turco, è sempre a quella area geografica che è rivolto il loro pensiero. Qui vediamo appunto, ce l'ha detta lì Bedirhan, che è il primo presidente di Khoibun, ma questo tentativo militare politico sarà diciamo così violentemente schiacciato dall'esercito turco, e quindi nasce, entra Celadet Ali Berkan nella nuova fase della sua vita, è quella che lascia un'eredità più duratura e forse più importante. Prima il professor Berzo Mahmoud, il 15 maggio 1932 a Damasco, con il sostegno dell'autorità mandataria francese, Celadet Ali Berkan pubblica un nuovo giornale curdo, Hawar, e questa volta, vediamo la differenza rispetto alla copertina precedente, l'alfabeto è alfabeto latino. E ancora oggi, appunto, i curdi che parlano e scrivono in curmangi usano questo alfabeto. Quindi le conseguenze di questa sua scelta saranno, questa sua operazione saranno, sono durature. Hawar significa grido, appunto, grido d'aiuto, diciamo così, ed è il tentativo da parte di Celadet Ali Bedirhan di seguire in qualche modo quello che era successo in Turchia e quindi nel Kurdistan del nord. C'era stata, come molti voi sapranno, la rivoluzione alfabetica da parte delle autorità kemaliste, appunto voluta dallo stesso Kemal Atatürk, cioè dal giorno, diciamo così, semplificando, dal giorno alla notte la popolazione turca si ritrovò a passare dall'utilizzo dell'alfabeto ottomano a quello latino, con ulteriori anche modifiche e modernizzazioni grammaticali e linguistiche che qui non stiamo ad indagare più di tanto, ma quello che è interessante è che Celadet Ali Bedirhan si rende conto della portata di questo cambiamento, si rende conto che da lì in avanti i curdi del nord saranno istruiti in un alfabeto latino, e quindi per mantenere il loro legame con la loro lingua madre, capisce, coglie la necessità di seguire quanto fatto dalle autorità turche, e quindi così in forma indipendente, in forma di attivismo, attua però una sorta di politica linguistica che avrà appunto largo seguito e conseguenze durature. Scusate, non qualcosa. Ecco. Hawar ha due obiettivi, ha molti obiettivi, però ha due, diciamo, direttrici culturali. Una che è quella della valorizzazione della storia nazionale curda. Quindi
ripubblicare in alfabeto latino i grandi classici, brani dei grandi classici, Medecani, Melagesiri, eccetera, pubblicare e mettere per iscritto il repertorio orale dei Degenbeige. Qui vediamo per esempio una copertina del tredicesimo numero in cui c'è, che è dedicata a Saladin Eyyubi, no? Quindi a valorizzare gli elementi nazionali dei curdi, ma allo stesso tempo, come vediamo nell'altra copertina di Ronahi, che è l'inserto illustrato di Hawar, vediamo che c'è anche una spinta forte verso la modernizzazione, l'avvicinamento alla cultura occidentale, no? Vediamo in copertina una donna che suona un violoncello, quindi chiaro ricordo così, reminiscenza dell'esperienza tedesca e anche viennese dei fratelli Peterkan. Quindi valorizzazione della storia nazionale, ma anche diciamo tentativo di agganciare questa storia nazionale al treno della modernità e del progresso che in quegli anni è visto, individuato nell'Europa. E appunto attorno a questi anni di Hawar nasce la cosiddetta scuola letteraria di Hawar, qui alcuni di questi scrittori, Osman Sebri, Nureddin Zaza, Jeger Queen, avranno appunto un'importanza significativa nella seconda metà del Novecento nella elaborazione di una nuova letteratura, una letteratura contemporanea in Kurmanji. Questa è una fotografia della tomba di Gelateta Ali Bedir Khan che, chiudendo un cerchio, è seppellito accanto al nonno, al principe Bedir Khan. Quindi siamo partiti da una rivolta esclusivamente politica e con Gelateta Ali Bedir Khan siamo arrivati a una forma di resistenza che è linguistica e letteraria. Solo che il problema è quanto di questo arriva ai curdi del nord, ai curdi di Arbakir, di Van, di Hakkari, praticamente quasi niente fino agli anni 80-90, perché come ben sappiamo l'utilizzo della lingua curda era fortemente e violentemente represso in Turchia e quindi sarà in una nuova fase d'esilio, sarà nella Svezia degli anni 90 che alcuni intellettuali, appunto in esilio, ma provenienti anch'essi dal Kurdistan del nord, riscopriranno, ridaranno valore e lustro al lavoro di Gelateta Ali Bedir Khan. Due esempi. Uno è Ferhat Jewery, che vediamo a destra, che ripubblica in volume tutti i numeri di Hawar, quindi ridando una circolazione a un giornale che sostanzialmente si era fermato ai primi anni 50 e che non aveva avuto larghissima circolazione. E a sinistra invece vediamo Mehmet Uzun, conosciuto come uno dei più importanti romanzieri contemporanei, che nel romanzo Birak Edere racconta in forma romanzata la vita di Gelateta Ali Bedir Khan con una forte attenzione a questa operazione culturale legata alla rivista di Hawar. E colgo l'occasione così per ricordare che la traduzione italiana di Birak Edere sarà pubblicata da Ismeo, Istituto Curdo, a breve, credo, nel giro di un mesetto, se non forse qualcosa in più, comunque è imminente. In questa maniera, quindi, dall'esilio della Svezia, l'operazione di Gelateta Ali Bedir Khan compiuta negli anni 30 torna ad avere una certa risonanza nel Kurdistan turco. Però, appunto, venendo un po' alla situazione attuale della questione della, diciamo, stato di salute della lingua curda in Turchia, ci rendiamo conto che nonostante appunto questi sforzi letterari il curdo non gode di buona salute. Famose sono le politiche di annichilimento, di turchizzazione compiute
dall'inizio della storia, ma soprattutto in maniera rinnovata dal colpo di Stato degli anni Ottanta, la città di Diyarbakir è ancora abbastanza così piena di scritte come quella che vediamo, Türkçe konuş, çok konuş, cioè parla, ma parla in turco, quindi questa forte così valorizzazione, mettiamola così, della lingua turca a spese di quella curda. C'è stata una fase di speranza, diciamo, di apertura, che è stata la fase dei primi anni 10 del 2000, dal 2010 al 2013, quando iniziava a vedersi un'apertura, diciamo, verso i diritti civili e anche quindi linguistici dei curdi, e a lì risale per esempio l'apertura della biblioteca dedicata a Mehmet Uzun, oppure studi che sono occupati delle conseguenze psicologiche del divieto dell'educazione in lingua madre sugli studenti curdi. Nel 2012, proprio diciamo in pieno processo di pace, di dialogo fra comunque all'avvio del processo di pace e di dialogo fra lo Stato, il governo e il PKK, viene annunciata la possibilità di scegliere il curdo come lingua, come lezione facoltativa di lingua straniera nelle lezioni pomeridiane. Solo che di fatto dal 2012 ad oggi non c'è stato spazio per gli studenti di scegliere questa, non c'è stata la possibilità di scegliere queste lezioni facoltative per l'ostracismo del Ministero dell'Educazione turco, per la mancanza di risorse e perché le condizioni sono piuttosto difficili. Si può avviare un corso di lingua curda solo se c'è un numero minimo di studenti, solo se nella zona è presente un insegnante disponibile, e solo al massimo per 2 ore a settimana. Quindi in realtà di fatto la educazione in lingua madre è ancora un miraggio per i curdi in Turchia, ed è una delle richieste più una delle richieste centrali del partito pro-curdo HDP. Nel frattempo va detto, va riconosciuto che è stata data la possibilità di apertura a alcuni dipartimenti universitari che svolgono lezioni in lingua curda e concentrano la loro attenzione e ricerca sulla lingua, sulla cultura curda, ma così in maniera un po' ironica, più che dipartimenti di lingua e cultura curda vengono chiamati dipartimenti di lingue e culture viventi, un strano eufemismo scelto dal Ministero della Cultura. Qui no, avevo messo un riferimento alla famosa opera teatrale di Harold Pinter, Mountain Language, che è proprio dedicata alla situazione linguistica dei curdi nella Turchia degli anni 80 e 90, e, diciamo, rappresenta un colloquio fra un prigioniero nel carcere di Diyarbakir curdo e la madre che va a visitarlo, e l'impossibilità di comunicare fra queste due generazioni proprio perché la madre non conosce il turco e il curdo è vietato. Qui alla fine c'è una bibliografia che giusto così è per dare un po' il segno di quanto la ricerca accademica si stia concentrando sull'importanza dell'educazione in lingua madre e sulla situazione specifica del curdo in Turchia, che poi con chi vorrà posso condividere il PowerPoint senza problemi. Io mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie molto a Francesco Marilungo. Effettivamente confermo che Bira Kadere, cioè il pozzo del destino di Uzun, è quasi pronto per la stampa. Entro un mese avremo le copie, è curato da Marilungo stesso, è stampato dall'Istituto Curdo e da Ismeo. E quindi forse è possibile che, se vogliamo, possiamo rivederci per commentare le cose che dice Uzun
stesso in questo bel volume. Do adesso la parola alla dottoressa Sara Bellelli, che è una ricercatrice postdoc dell'Università Orientale di Napoli e di Ismeo, che parlerà di divisi dalla penna e dalla spada. Ci spiegherà questa metafora che ha scelto. Provo a condividere innanzitutto lo schermo e mi dite se lo vedete. Ecco qua. Riuscite a vedere la presentazione? Sì, sì, sì. Ok, allora vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori per aver messo in piedi questa bella discussione su tematiche difficili ma anche interessantissime, e vorrei aprire il mio intervento sulla codifica delle grafie curde riprendendo una considerazione espressa da Mamosta Berzo Mahmud, che diceva appunto che la lingua curda è inclusa tra le 50 lingue maggiori, numericamente maggiori al mondo. Quindi, nonostante la lingua curda, nell'insieme delle sue tre varietà principali, scusate, non riesco a. Ecco qua. Sì, nelle sue tre varietà principali, si è inclusa tra le 50 lingue numericamente maggiori al mondo, è anche spesso elencata tra quelle più fortemente minacciate da processi di erosione e decadimento, alla stregua di varietà linguistiche molto meno stratificate e dalla storia letteraria più breve. Si pensi inoltre che sin dalla loro prima attestazione scritta le varietà curde sono state appunto messe per iscritto in almeno 5 diversi sistemi grafici su base regionale: l'alfabeto armeno, che è quello di più antica attestazione, l'alfabeto cirillico, l'abjad arabo ottomano e i due alfabeti fonemici a base latina e a base araba, tuttora in uso. Cos'è dunque che rende questa lingua ancora così diversa, diversificata e per alcuni aspetti ancora vulnerabile, nonostante la sua forza numerica e ampia diffusione geografica? La risposta più ovvia chiama in causa la situazione di disgregazione politica e istituzionale che ha accompagnato le aree di popolamento curdo che per gran parte della loro storia recente, fino all'epoca contemporanea in cui appunto i confini nazionali di almeno 5 stati nazionali sono intervenuti a dividere una continuità di popolamento sostanzialmente ininterrotta sin a partire grosso modo dall'Antitauro fino agli Zagros centrali. Tuttavia, come cercherò di illustrarvi, la componente politica non è da sola sufficiente a rendere conto delle condizioni di eccezionalità in cui questa lingua si trova ancora oggi. In realtà una risposta più articolata suggerita già dai primi cultori della lingua curda, Ahmad Ehani e Haji Kaderkoi, i quali avevano intuito con secoli di anticipo rispetto alla formalizzazione di concetti sociolinguistici di pianificazione linguistica, nella loro duplice accezione di pianificazione del corpus e dello status, la necessità di considerare due fattori complementari nel processo di normazione di una lingua, tradotti nelle loro opere con la famosa metafora della penna e della spada. La penna, come metafora, diciamo, della pianificazione del corpus, indica il lavoro sulla lingua in quanto tale, ovvero la codifica grammaticale, lessicale, ortografica, necessaria perché una lingua acquisisca gli strumenti per essere utilizzata in tutte le sue funzioni comunicative. La spada, invece, che potremmo associare al concetto di pianificazione dello status, indica lo sviluppo di un apparato normativo, in genere di emanazione politico-istituzionale, che assicura il supporto alla lingua e ne consolida il prestigio. Quindi già questi precursori del rinascimento letterario curdo erano convinti che lo status deteriore della lingua curda non dipendesse da fattori connaturati, ma dalla mancanza di opportunità di d'uso da parte dei letterati e dall'assenza di un supporto politico da parte degli emiri. Nella loro visione, soltanto l'equilibrio tra questi due fattori avrebbe potuto garantire il successo del curdo come lingua letteraria, accompagnandolo nel percorso di affrancamento dalle lingue dominanti che all'epoca erano rappresentate dall'arabo nell'educazione religiosa e dal persiano nella cultura letteraria. Ricordiamo che proprio in persiano Sharafkhan Bitlisi scrive la prima storiografia curda, lo Sharafnameh, nel 1597.
Le critiche di questi intellettuali dei secoli XVII e XIX alle norme di autorità linguistica stabilite nelle madras e nei circoli culturali associati emergono a seguito del consolidamento della semiautonomia degli Emirati Curdi nel XVI secolo, quando si creano le minime condizioni per l'emergere di un'elite urbana colta che promuove con iniziative individuali l'uso del curdo scritto. Tuttavia il tasso di analfabetismo in questa fase rimane elevatissimo, ben oltre il 90%, e lo rimarrà fino agli inizi della modernità, con la conseguenza che non ci sarà diciamo, un bacino di utenza utile a sostenere un mercato letterario. L'alfabetizzazione infatti era prerogativa quasi esclusiva della nobiltà attraverso l'insegnamento privato dei mullah e nella cultura scribale dell'epoca era comune servirsi di professionisti della scrittura. Soltanto alcuni fattori esterni, come appunto le richieste specifiche di committenti stranieri interessati all'apprendimento del curdo, favoriranno delle esperienze di traduzione, tra cui quella dello Sharafnameh richiesta da August Jaba al Mullah Mahmud Bezidi. Ricordiamo che per tutta questa fase, precedente alle riforme ortografiche degli inizi del XX secolo, il principale sistema grafico in uso sarà quello consonantico di tipo arabo, con i caratteri aggiuntivi e varianti del tutto simili a quelli in uso per il persiano già dal IX secolo e per il turco-ottomano dalla tarda epoca selgiuchide. Delle grafie diverse, come quella armena e quella cirillica, che sarà poi comune nei territori di influenza sovietica, rimarranno in uso su base regionale, anche favorite dai rispettivi governi allo scopo di isolare, diciamo, le minoranze curde interne da quelle oltre confine. L'alfabeto arabo ottomano, come ha già detto il dottor Marilungo, sarà impiegato anche nella prima pubblicazione giornalistica monolingue in curdo curmangi, datata al 1898. Si tratta del giornale Kurdistan, già citato, che è pubblicato appunto su iniziativa di Miqdad Bedir Khan, inizialmente al Cairo, poi a Ginevra e infine in Inghilterra. La famiglia Bedir Khan, che nella persona dei fratelli Kamuran e Jaladat sarà centrale nel successivo sviluppo dell'ortografia curmangi, è rappresentativa di una nuova classe intellettuale, laica, educata in turco e in francese nelle scuole di ispirazione europea istituite nell'impero ottomano alla fine del XIX secolo, che parteciperà attivamente al movimento dei giovani turchi e culminato poi nella rivolta costituzionale del 1908. Di lì a poco ci sarà uno spartiacque epocale che segnerà l'ingresso della lingua curda nella modernità come lingua di minoranza. Infatti con la fine della Prima Guerra Mondiale e la spartizione dei territori dell'impero ottomano tramonta la prospettiva di un Kurdistan unito. I territori curdi verranno spartiti tra le potenze europee mandatarie, la Gran Bretagna in Iraq e la Francia in Siria, e i nascenti governi locali, la Repubblica Kemalista in Turchia e la monarchia Pahlavi in Iran. In queste circostanze i curdi sperimentano su più fronti l'efficacia del paradigma della spada, in quanto subiranno in prima persona gli effetti delle politiche assimilazioniste dei governi centralizzati, che tenteranno di insomma, assicurare la loro integrità territoriale anche attraverso una cooptazione linguistica e culturale delle minoranze. Da questo momento in poi si alimenterà con forza uguale e contraria a queste politiche assimilazioniste l'attribuzione di un valore politico alla lingua curda. Sul fronte della penna, con il declino della cultura manoscritta e la diffusione di sistemi a stampa automatica, prende avvio uno sviluppo esponenziale della produzione in curdo, ormai non più ristretto alla sola poesia. La prosa si esprimerà prima in varietà settentrionali di curdo e poi con l'aumentare appunto delle politiche linguicide nella Turchia kemalista si affermerà il primato del curdo centrale e in particolare del dialetto della città di Slemani. Sarà in questa città, infatti, che nel 1920 viene istituita con il supporto del mandato britannico la prima tipografia a caratteri mobili del Kurdistan iracheno. Contemporaneamente alla appunto, diffusione della scrittura meccanizzata si infittisce anche il dibattito sulla normazione della lingua, a cominciare dalle scelte ortografiche. Infatti si era capito ben presto che la grafia corsiva araba si adattava piuttosto male
alle nuove tecnologie di stampa, perché necessitava di interventi continui e costosi. E, non a caso la stampa in caratteri mobili era stata fortemente osteggiata nell'impero ottomano, divenendo popolare soltanto alla fine del 1800 grazie alla spinta di un interesse personale per il libro stampato del sultano Abdulhamid II. E questo determinò tantissime difficoltà nel reperimento di componenti e ricambi per le strumentazioni, rendendo spesso necessaria la sostituzione dei segni speciali dell'alfabeto arabo ottomano, dell'abjad arabo ottomano, con quelli semplici dell'arabo. Iniziò dunque a farsi strada tra alcuni intellettuali vicini al movimento dei giovani turchi, attorno al quale, come abbiamo visto, gravitavano anche illustri esponenti dell'elite curda, l'ipotesi di una riforma ortografica su base latina. Questa idea prese corpo appunto nel 23, quando Mustafa Kemal Atatürk istituì una commissione per la latinizzazione del turco, considerata appunto indispensabile nella modernizzazione del paese. Dopo un brevissimo periodo di transizione durato appena 3 mesi, l'adozione dell'alfabeto latino per il turco divenne obbligatoria per legge dal 1 gennaio del 1929 e la legge ortografica però, oltre a proscrivere l'uso dei caratteri arabi per l'unica lingua ufficiale della Repubblica Turca, implicitamente vietava anche l'utilizzo di alcuni segni latini come la Q, la W, la X, che rappresentavano suoni molto comuni nelle lingue locali diverse dal turco, tra cui appunto il curdo. Questo divieto sarà rigidamente rispettato per esempio nell'iscrizione anagrafica dei nomi propri di persona e sanzionato con ammende proprio pecuniarie fino al 2013, che è l'anno della formale rimozione di questo vincolo. Poco più di 3 anni dopo la riforma ortografica turca, appunto nel 1932, Jaladet Bedir Khan pubblica dal suo Silinzire il primo numero della rivista Hawar. Inizialmente a doppia grafia latina e araba, arabo-ottomana, e poi dal 24° numero soltanto in caratteri latini. Se la disgregazione dell'impero ottomano aveva costituito una definitiva scissione della lingua curda sul fronte della spada, quindi sul fronte politico, questo evento rappresenta un secondo spartiacque che segnerà la divisione del curdo anche sul fronte della penna. Infatti il lancio dell'alfabeto curdo a base latina, che verrà poi, diverrà poi noto come alfabeto Hawar o Bedir Khan, e la quasi contemporanea adozione di una grafia a base araba in Iraq, consegneranno la lingua curda alla storia come lingua dotata di 2 sistemi grafici che ne consoliderà necessariamente lo sviluppo successivo anche come lingua a doppio standard curdo settentrionale e curdo centrale. Sebbene l'intento dei Bedir Khan e di Wahbi fosse sostanzialmente identico, ovvero entrambi volessero elaborare un alfabeto fonemico per la lingua curda, le 2 esperienze viaggiarono su 2 binari diversi. Infatti, in realtà, prima della decisione dei fratelli Bedir Khan di presentare la riforma ortografica a base latina nel periodico Hawar, sembra che avessero cercato, tramite una corrispondenza epistolare, un dialogo con il letterato e ufficiale militare iracheno, che era stato inizialmente impegnato nell'ideazione di un sistema a base latina per il curdo centrale. Nonostante ciò, le 2 figure non si incontrarono mai, non ci fu mai una collaborazione vera e propria tra i 2 e purtroppo non sapremo mai se questo incontro avrebbe potuto indirizzare diversamente la futura storia del successivo biforcarsi, insomma, delle grafie curde. Per lo sviluppo dell'alfabeto a base araba, Tawfiq Wahbi si avvalse della collaborazione del mandato britannico e soprattutto del funzionario britannico Edmonds. E infatti l'amministrazione mandataria era all'epoca impegnata ad attuare le raccomandazioni della Lega delle Nazioni sul rispetto dei diritti linguistici curdi. A questo proposito, in un memorandum del 1926, appunto l'amministrazione mandataria afferma in maniera esagerata, del tutto iperbolica, che lo sviluppo della lingua curda scritta come mezzo di comunicazione è dovuta interamente agli sforzi dei funzionari britannici. A riprova che comunque anche in questo caso il fattore extralinguistico è stato importante nell'avvio e nel consolidarsi della riforma ortografica in Iraq, così come nella promulgazione della legge sulle lingue locali del 1931,
che è stata praticamente necessaria nella, per appunto per consentire l'ammissione dell'Iraq indipendente alla Lega delle Nazioni. La riforma ortografica su base araba, come già accaduto in precedenza con l'Abjad arabo-ottomano, creava numerosi problemi per quanto riguarda l'utilizzo delle nuove tecniche di stampa. Infatti i caratteri diacritizzati erano difficili da rimpiazzare. Talvolta i diacritici dovevano essere aggiunti in seconda battuta a mano dopo la stampa dei testi o rappresentati dai numeri arabi 7 e 8 affiancati alle lettere. Inoltre furono adottati per comodità dei segni raddoppiati per indicare alcuni fonemi della lingua e che faticarono però a stabilizzarsi nell'uso. Nonostante tutti questi impedimenti, che si associarono anche a un iniziale dissenso del Ministero della Cultura iracheno verso la riforma ortografica e la reticenza di alcuni settori della società, che soprattutto quelli più conservatori, che non vedevano di buon occhio una riforma così radicale dell'alfabeto arabo, la riforma divenne comunque molto, molto popolare e si diffuse anche fuori dai confini iracheni, diventando di uso comune nelle aree curdofone dell'Iran occidentale, soprattutto dopo l'esperienza di autonomismo curdo della Repubblica di Mahabad nel 1946. D'altra parte, l'accettazione di un alfabeto alla base latina in queste aree sarebbe stata anche più complessa rispetto a una riforma, seppur diciamo radicale, dell'ortografia araba. Infatti, ancora nel 1957, l'anno in cui Jamal Nebez fa uscire, pubblica il volume dal titolo Scrivere il curdo in caratteri latini, nessuna tipografia a Baghdad era in possesso o intenzionata a procurarsi i caratteri latini diacritizzati. I numerosi appelli ai curdi iracheni per l'adozione del sistema Hawar successero anche nelle pubblicazioni del periodico, rimasero sostanzialmente inascoltati e anche tra gli intellettuali francesi, tra cui Rondeau e Lescaut, che avevano diciamo sostenuto la riforma ortografica per il curdo, aiutando i fratelli Bedirkhan in questo, dal loro esilio in Siria, espressero un certo malcontento per l'attaccamento dei curdi iracheni ai caratteri arabi. L'applicazione di un sistema diverso da quello a base araba in Iraq era però sostanzialmente impensabile, perché c'era un governo a forte trazione araba e questa possibile adozione di un sistema diverso insomma divenne ancora più impensabile a seguito dell'ingresso della riforma ortografica nelle scuole irachene, con l'approvazione ufficiale dell'abecedario di Baldar nel 1951. Con la formalizzazione dell'amministrazione autonoma curda in Iraq nel 1992, e il riconoscimento del curdo come lingua ufficiale accanto all'arabo nella Costituzione irachena del 2005, l'uso dell'alfabeto a base araba per il curdo sorani, per il curdo centrale, si è definitivamente stabilizzato in tutti i settori, dall'amministrazione all'educazione e dalle scienze alla letteratura. Quindi la possibile, diciamo, è impensabile che possa essere in questo momento si possa tornare indietro, insomma, in questa stabilizzazione. Inoltre la possibile adozione di un alfabeto a base latina è stata implicitamente esclusa anche in Iran con la promulgazione della Costituzione del 1980, che appunto recita che quella persiana è la lingua ufficiale e la grafia ufficiale del popolo iraniano. I documenti, la corrispondenza, i testi ufficiali, quelli scolastici, devono essere tutti compilati in questa lingua e in questa grafia. Quindi questa disposizione di legge sostanzialmente rende impossibile una sostituzione della grafia a base araba con altri sistemi grafici in Iran. Oggi però la situazione all'interno delle comunità scriventi curdo è molto cambiata, nel senso che grazie alle nuove tecnologie informatiche e l'uso di internet
la comunità scrivente ha avuto a disposizione degli strumenti importantissimi per sostenere l'avvio di processi di pianificazione linguistica che altrimenti sarebbero stati impensabili solo qualche decennio fa. Basti pensare per esempio alla disponibilità di font per la videoscrittura in entrambe le principali grafie curde, diciamo, lo sviluppo di sistemi di traduzione automatica tra le due principali macrovarietà di curdo, che sono sempre più insomma, avanzati e sempre migliori. Nonostante i ritardi di cui ha parlato anche il dottor Malilungo nell'eliminazione delle restrizioni all'uso della lingua curda, sia in Turchia che in Siria tra gli anni 50 e gli anni 90 del secolo scorso, i nuovi media, internet in particolare, ha offerto uno spazio molto favorevole per l'uso scritto del curdo e per la discussione metalinguistica, similmente a quanto fatto per esempio dagli istituti di cultura curda nella seconda metà del 1900. Questo ha consentito di superare sempre meglio e sempre più facilmente gli ostacoli generati dalle divisioni geopolitiche, linguistiche, ortografiche che caratterizzano il curdo da lungo tempo. Quindi la domanda è: quale futuro si prospetta per il curdo scritto? In realtà gli intellettuali curdi, tanto nei territori di origine che nella diaspora, non hanno mancato di sottolineare quanto l'unità ortografica del curdo avrebbe potuto rappresentare l'inizio dell'unificazione dialettale della lingua curda. Questo concetto è stato espresso già da Jalalet Bedirhan nel 1932 nella sezione in caratteri arabi del terzo numero di Ahwar. Jamal Nebez fu uno dei più convinti promotori dell'idea che tale unificazione dovesse passare attraverso la latinizzazione del curdo centrale. A seguito della popolarizzazione dell'alfabeto a base latina nella diaspora, si è andata rafforzando nei circoli culturali curdi all'estero l'idea che l'unica soluzione fosse l'adozione di un sistema unico a base latina. Ad esempio, in un articolo del 1959, il presidente dell'Associazione degli Studenti Curdi in Europa scriveva che il curdo curmangi è già scritto in caratteri latini ben adattati e, esprimendo un concetto del tutto erroneo, diceva che a differenza del sorani, che invece è scritto in un'adeguata grafia araba. La scelta più ovvia è stata quindi quella di modificare leggermente l'alfabeto Hawar per adattarlo al sistema fonologico, tutto sommato poco dissimile, del curdo centrale. Non bisogna dimenticare infatti che le seconde e terze generazioni della diaspora curda in Europa, generalmente bilingui almeno in un'altra lingua, in una lingua europea, e per la maggior parte parlanti appunto varietà settentrionali di curdo, raramente hanno la possibilità di apprendere e praticare la grafia araba, la grafia curda a base araba sin dall'infanzia. È un dato di fatto che l'uso dell'alfabeto sorani a base araba rimanga insomma sostanzialmente sconosciuto, inintelligibile per la gran parte dei parlanti curdo settentrionale, mentre per i parlanti varietà centro-meridionali ci sono generalmente più opportunità di entrare in contatto con l'alfabeto Hawar, sia attraverso gli strumenti lessicografici che attraverso le pubblicazioni curde all'estero. Una disparità questa che si sta tentando di colmare attraverso l'introduzione della grafia a base araba in edizioni nuove di classici della lessicografia curmangi, come per esempio il dizionario curdo-curmangi inglese di Michael Chayet. Bisogna considerare inoltre che la proposta di un'estensione del sistema grafico a base latina alle varietà centro-meridionali del curdo, come attuata di recente anche dal Manchester Database of Kurdish Dialects, non è sempre ben accolta dalle comunità curde in Iraq e in Iran, proprio a causa della forte connotazione regionale di questo alfabeto, dal radicamento storico dell'alfabeto curdo a base araba nella regione sin dagli anni 20 del Novecento, ma poi anche da concreti apparati normativi che promuovono o vincolano all'uso di grafie a base araba.
E poi c'è anche il discorso della competizione con altri sistemi, diciamo, di trascrizione, di traslitterazione in caratteri latini del persiano e dell'arabo, che sono spesso incompatibili con la rappresentazione vocalica dell'alfabeto Awar. Ovviamente il forte radicamento nell'uso corrente delle due diverse comunità scriventi delle due grafie ha escluso a priori la diffusione di proposte alternative che sono pervenute, come quella dell'alfabeto cosiddetto Yagbirtu, proposto dal network informale Kurdish Academy of Language. Quindi i tentativi teorici di unificazione grafica del curdo sono stati sostanzialmente disattesi e lo scenario attualmente più probabile è quello che vede il curdo assestarsi come lingua a doppia grafia, a doppia sistema grafico. In realtà vorrei concludere con un breve cenno alla situazione nelle aree curdofone più meridionali, che come spesso succede rimangono un po' ai margini dei resoconti storici sullo sviluppo della lingua curda, ma che rappresentano oggi il terreno più vivo in cui osservare nuovi processi di elaborazione ortografica successivi, insomma a valle della sistematizzazione e della stabilizzazione delle due ortografie del curdo. Le richieste che oggi provengono da questa comunità di parlanti e di scriventi curdo è quella di avere a disposizione uno strumento lessicografico specifico per le loro varietà che serva da fondamento per il loro ampliamento nell'uso scritto e per l'elaborazione di una grafia unitaria. In realtà queste richieste e i problemi relativi sono molto simili a quelle vissute dai parlanti curdo settentrionale e curdo centrale tra la fase emergente e quella normativa delle varietà scritte di curdo. I recenti dibattiti di un team che si è costituito, di un team internazionale che si è costituito a questo proposito, insomma, hanno rilevato però le stesse difficoltà che abbiamo riproporsi, insomma, molte delle problematiche che ho descritto fin qui. Infatti esiste una profonda differenza di vedute tra chi dalla diaspora auspicherebbe l'utilizzo del solo alfabeto Hawar o l'adozione invariata degli standard esistenti. Chi nei luoghi di origine spingerebbe per l'adozione di sistemi grafici maggiormente basati sullo standard del persiano, che ovviamente è la lingua, costituisce nella maggior parte dei casi la seconda lingua di comunicazione quotidiana per gran parte dei parlanti curdo meridionale, e chi invece ritiene indispensabile una anche minima modifica delle norme esistenti per adattarle meglio al sistema fonologico del curdo meridionale, specie nel repertorio delle vocali, nel repertorio vocalico. Però ovviamente in assenza di qualsiasi supporto istituzionale, quindi in assenza del supporto della spada alla codifica di queste varietà, è impossibile stabilire al momento se questi propositi potranno concretizzarsi e in che modo potranno farlo. La speranza, diciamo, che c'è è in gran parte riposta negli strumenti informatici che accorciano le distanze e favoriscono una sperimentazione sempre più aperta e condivisa tra le diverse comunità di scriventi curdo, anche se ovviamente, come è già stato detto, costellata di questioni irrisolte e di problemi che sicuramente non è facile affrontare e superare, ovviamente. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie molto alla dottoressa Sara Belelli, che ha anche citato da ultimo questa terza grande area di persone che parlano curdo e che pure non possiamo dimenticare, diciamo, perché sono curdi anche loro. Però nessuno ha in tasca una soluzione e la dottoressa Belelli ha fatto riferimento alla necessità che viene da queste comunità curdo-meridionali di avere un riferimento anche lessicografico, in particolare proprio un dizionario interlinguistico delle varietà curde-meridionali, che vengono viste a torto a ragione, no, come un insieme lessicograficamente importante che potrebbe fondare uno standard. Però
anche Usun era andato in questa direzione, no? E il romanzo in particolare che ha appena finito di tradurre Marilungo descrive proprio questo sogno di Usun, no? Nel pozzo del destino, che il lessico possa essere la base dell'unità nazionale, il lessico, proprio il lessico, nel senso tecnico, diceva la dottoressa Belelli, ma anche nel senso letterario, poetico, deposito di poesia popolare, di racconti popolari, eccetera. Usun, no? Ha dedicato una grande parte della sua vita a parlare con i Deng Beige e così via. È possibile, certo, nessuno può dire, no, in che direzione vadano i processi linguistici, è molto complesso. Per tornare, poi do la parola al nostro segretario Soran Ahmad, per tornare al parallelo italiano, che io vedo sempre molto vicino a quello curdo, nella metà dell'Ottocento, quando era in corso l'unificazione politica, c'erano lotte politiche degli stati pre-unitari, ci furono alcuni grandi scrittori, no, di prospettiva, Mazzini era tra questi, che si interessava peraltro poco di questioni linguistiche, Gioberti era un altro di questi scrittori di area molto identificata, cioè uno scrittore cattolico, nazionalista cristiano, nazionalista cattolico, e Manzoni voleva che la base dell'italiano futuro fosse Firenze, per esempio. Infatti poi si dimise da una commissione unitaria in cui il re d'Italia l'aveva nominato presidente di una commissione sulla lingua, per dissensi, perché era troppo romana, stava diventando la lingua nazionale. Gioberti diceva che l'Italia non è un cerchio, riflettete su questo concetto geometrico, no? La penisola italiana è sostanzialmente un'ellisse verticale, certo, no? Perché è una penisola, non è un cerchio, e quindi i cerchi hanno un centro, le ellissi hanno almeno due centri, e lui diceva che dovrebbe essere Firenze e Roma. No, Firenze allora ancora doveva diventare la capitale provvisoria dell'unificato regno, ma si capiva che avrebbe potuto diventarla, e Roma, no, essendo uno scrittore cattolico, Gioberti guardava a Roma. Però è tra i geniali scrittori politici del processo di unificazione politica dell'Italia che pensava pure a quale sarebbe stato il processo di unificazione linguistico dell'Italia. E da subito sconsigliò di vederla sotto forma di un cerchio con un unico centro a Roma, essendo uno che prendeva praticamente ordini dal Papa, insomma, forse semplifico troppo. Però. Quindi ci sono tantissime variabili di questo ragionamento, no, diciamo, dei processi di unificazione linguistica, e le accademie, i dizionari, tutte queste cose qui, e ognuno ha la sua esperienza, ognuno la può mettere a disposizione di altri, e guidare anche una sia pur piccola parte del processo, come certamente hanno fatto i fratelli Bederhan, Awar e così via. Ma non bisogna dimenticare che, come ha ricordato mi pare da ultimo la dottoressa Belelli, nel processo di Awar sono contate anche molto le diaspore. Cioè, immaginate cosa sarebbe stato, no, la sorte di Awar se la Svezia, come stato autonomo svedese, ora parte dell'Europa, non avesse stanziato miliardi nel aiuto alla, no, alla letteratura in caratteri latini, alla duplicazione dell'emigrazione, allo stabilimento di bollettini degli emigrati, dei resistenti e tutto quello che vuole, e così via, insomma. Quindi anche gli interventi, insomma, in Unione Sovietica negli anni 30 era stata scelta a un certo momento una via di ognuno usi l'alfabeto che vuole e poi vediamo che succede, no? Quindi per esempio il curdo ha avuto un doppio standard poco noto oggi, perfino i caratteri latini, assolutamente minoritario in Armenia, ma l'ha avuto. Il baloci, di cui conosco pure le sorti, ha avuto un doppio standard in caratteri latini, caratteri cirillici. A un certo momento nel 37 Stalin disse: qui andiamo verso la guerra mondiale, basta con tutti questi esperimenti così cirillico da tutte le parti, perché questo aiuterà la resistenza del popolo, lo rinsalderà, eccetera. Quindi è questo che c'entra con la storia di coloro che parlavano curdo dentro i confini dell'Unione Sovietica, no? Ci sono fatti totalmente esterni che possono intervenire
anche imprevedibili entro certi limiti, che intervengono sugli usi degli alfabeti o sui finanziamenti di questi usi e così via. Allora darei la parola da ultimo al segretario dell'Istituto Curdo, nonché fondatore dell'Istituto Curdo, Soran Ahmad, però non tanto nella sua veste di segretario generale dell'Istituto Curdo, quanto nella sua veste di un amico che, parlando Sorani, essendo no, di Soleimanier, ha avuto, non so se dire, la fortuna forse, di fare tutti i suoi studi dalle primissime classi delle scuole primarie fino alla conclusione degli studi medi in curdo, Sorani in alfabeto. Adesso lui racconterà qualcosa. Prego. Allora, niente, diciamolo così, in parte il mio discorso, per la verità, l'aveva già affrontato il professor Dossard nel suo intervento. Potrei dire un pochettino a questo punto un po' dell'esperienza personale, ma prima direi un po' come, facciamolo così, segretario, vorrei ringraziare davvero a Francesco Marilungo, che è stato il primo a promuovere questo seminario, e professor Rossi che l'ha, come dire, abbracciato subito, ovviamente a Sara per la sua partecipazione, oltre ai nostri due amici curdi. Niente, sostanzialmente potrei dire così, il mio insegnamento della lingua curda, che l'ho fatto sia nella scuola elementare, media e superiore, era di fatto proprio un atto politico, quindi un po' quella sensazione di essere curdi e quindi scriviamo in lingua curda. C'era anche allora un certo malessere di non voler usare l'alfabeto arabo, quindi spesso noi dicevamo noi siamo diversi dagli arabi e quindi dovremmo usare un po' il nostro alfabeto, che poi spesso si dice latino, ma quanto sia latino curdo penso nessuna. Però questo aspetto politico, addirittura io mi ricordo nella classe avevamo un professore di lingua araba che veniva da Baghdad, una brava persona, quando entrava lui sul muro gli scrivevano la nostra lingua per noi, i nostri petroli per noi, i vostri datteri per voi. Quindi, come dire, realmente questo aspetto linguistico, questo aspetto scolastico ha avuto, direi, un fortissimo aspetto più politico che semplicemente, diciamolo così, linguistico. Tanto vero, avevamo anche un insegnamento della lingua curda, ma lì per lì, come studenti, molti di noi non riuscivamo a dare molto valore a questo insegnamento, a questa grammatica, perché un po' come ragazzi sciocchi davamo per scontato che conosciamo la lingua, non serve tutto questo mal di testa. Ma sempre quel discorso della lingua, un altro aspetto politico era quello che ogni lunedì noi ci univamo, la scuola, il direttore, il preside, ci univavano per cantare una poesia in qualche maniera di resistenza. Quindi che poteva essere Eirakit, come è diventato poi inno del mondo culturale curda, ma altre poesie che in qualche maniera incentivavano sostanzialmente la bellezza del Kurdistan, la resistenza curda, la capacità e così via. Fino ai giorni, diciamolo così, che ho lasciato allora poi negli anni '80 il Kurdistan. Da allora, quello che diceva un po' professor Drosat, che un po' mi faceva piacere riportarlo, oggi come oggi, quando in quei tempi nella mia città la scuola era obbligatoria, era curdo, per carità non se la poteva dire altro, oggi addirittura troviamo anche della scuola in lingua araba, in lingua tucumana e in lingua inglese, quasi la stessa cosa, dalla scuola elementare fino all'università. Quindi per certi aspetti possiamo dire da quando in Kurdistan iracheno c'è una certa libertà, una certa autonomia economica e politica, stranamente si lavora molto meno sulla lingua, cosa che probabilmente non sapremo un po' come andrà o quale sarà, ma possiamo dire probabilmente quello che manca, una guida molto probabilmente politica che riesce a avviare verso questa linea. Tanto è vero, mi ricordo sempre
negli anni 2000, quando a Diyarbakir c'era una conferenza sulla lingua curda, io ero uno tra quelli che ha proposto: ma perché non si crea una commissione per creare una lingua curda, sia da quelle di tutte le aree curde? La reazione è stata abbastanza, sembrava che ognuno parlasse in propria lingua o in letteratura, vada per la sua strada, non sembrava fosse molto ben accettato. E questo aspetto purtroppo io lo vedo anche un po' nei interventi precedenti, e si nota molto questa diversità. Sarebbe bello che tutto il mondo potesse parlare un'unica lingua, e così ne usciamo fuori da questo mal di testa. Certo, rimane sempre che ha una sua bellezza, una sua dolcezza quando leggi una poesia in lingua madre, la compressione viene sempre più forte. Io mi fermerei qui e mi auguro e ringrazio ovviamente tutti i nostri partecipanti, che questa non sia la prima volta, magari diciamo Francesco, visto promotore, e la prossima riusciamo a fare qualcosa sulla letteratura curda, che probabilmente lì credo che avremo meno sofferenza, almeno per me. Lascio la parola a Adriano e grazie ancora. No, no, va bene, siamo arrivati penso alla conclusione del nostro seminario, siamo stati 2 ore e mezzo insieme su temi molto interessanti, quindi ringrazio veramente tutti, a cominciare dai nostri ospiti curdi, e poi manderemo delle istruzioni per avere il più presto possibile i vostri testi scritti, così facciamo una pubblicazione che sarà sia dell'Istituto Curdo e dell'ISMEO, e sia delle 2 università con cui stiamo iniziando a parte l'iniziativa di oggi. Stiamo iniziando collaborazioni formali con Rojava, abbiamo già un accordo formale, e con Slemani abbiamo già visitato in una delegazione quella università, il rettore si è dichiarato dispostissimo, e quindi penso che prima del momento che sarà pubblicato il volume con gli interventi di oggi avremo già un accordo formale anche con Slemani, e metteremo le edizioni di tutte queste entità culturali insieme sulla copertina di questo volume. Ringrazio veramente di nuovo tutti quanti e a presto.